che cambia siamo noi. Acanta è la Magsarda, è una mutua di autogestione, ovvero una società cooperativa che raccoglie capitale sociale tra i propri soci a livello territoriale, con la finalità di utilizzare questo capitale sociale per poi finanziare dei microcrediti dei soci stessi che vadano ad aiutare i soci nella creazione di microimprese o imprese di piccole dimensioni. La particolarità di questi progetti e dei microcrediti è che i progetti finanziati devono essere progetti etici e sostenibili, ovvero devono rispettare le persone, l'ambiente e il territorio, anche perché la missione di Acanta in Sardegna è quella di dare un contributo forte a un autentico sviluppo dal basso del comune dell'isola che sia etico e sostenibile. La differenza più importante tra una MAG e una banca è che la MAG raccoglie il capitale e lo impiega quando può per finanziare solamente i progetti degli stessi soci, limitatamente al microcredito, quindi a importi fino a 25.000 euro, un tasso di interesse ridotto e piani di rientro variabili, mediamente tra i 5 e 7 anni. Per le MAG non sono importanti le garanzie reali, ma le garanzie personali e la bontà del progetto. Cioè quello che la MAG guarda è proprio l'idea in sé. I progetti finanziati devono essere etici e sostenibili, ovvero la valutazione che viene fatta innanzitutto riguarda la sostenibilità economica e finanziaria del progetto, e infatti abbiamo anche servizi di informazione e formazione per innalzare le competenze manageriali e imprenditoriali dei soci. Una volta che l'impresa si regge economicamente e finanziariamente, noi facciamo una seconda istruttoria, che è l'istruttoria sociale e ambientale, con in più il fatto che i soci che noi formiamo diventano anche valutatori sociali e ambientali del progetto. L'autogestione non è solamente limitata alla raccolta e all'impiego del capitale, ma anche alla valutazione dei progetti stessi. Acanta nasce in Sardegna nel 2012. Venne costituita da 10 soci fondatori. Per diversi anni la MAG di fatto è esistita, ma senza una operatività vera. Un anno fa, a novembre 2016, è stato rinnovato il consiglio direttivo, è stata eletta una nuova presidenza. Per 6 mesi abbiamo studiato il modello MAG e anche il quadro normativo, che negli ultimi 6 anni ha avuto delle trasformazioni radicali per quanto riguarda il mondo MAG in Italia. Ha per la prima volta riconosciuto gli operatori di finanza mutualistica e solidale, richiedendo tra l'altro un capitale sociale versato più basso rispetto al passato, 250.000 euro. Ecco quindi che dal 2016 noi abbiamo rilanciato una importante campagna di adesioni per raccogliere il capitale necessario per essere accreditati come operatori di finanza mutualistica e solidale. Quindi quello che noi facciamo, portiamo il nostro socio già in questa fase a trasformare la sua idea in un modello di business, il modello di business in un business plan sostenibile. Lo accompagniamo dalla banca, quindi non va da solo, e lo mettiamo in condizione di vedere quella sua istruttoria valutata positivamente. In questi primi 6 mesi abbiamo portato i soci a 100 e in più abbiamo già 50 imprese che hanno aderito alla nostra REC, ovvero Rete per l'Economia Circolare, che è una rete di scambio mutualistico dove l'impresa semplicemente riconosce un prezzo agevolato ai soci Acanta. Per diventare socio di Acanta è sufficiente versare e sottoscrivere una quota di capitale sociale. La quota di capitale sociale minima è di 100 euro. Un socio può decidere anche di voler accedere a tutti i servizi che la MAG offre, servizi di formazione, informazione, di spin-off e anche di rete di economia circolare. Per accedere a questi servizi c'è una card, che è la Acanta Card, che ha un costo annuale di 50 euro e con questi 50 euro uno fa tutta la formazione di cui ha bisogno ed entra nella rete. Per me quella che cambia è soprattutto un insieme di persone che credono nel futuro, che sono ottimiste, che credono nel cambiamento, anche nella sobrietà del cambiamento, e che hanno fatto della loro storia personale, magari evocata ai territori,
o anche alle persone che le circondano, il motivo che giustifica anche il loro impegno. Noi siamo molto lieti di far parte di questa rete.